una domanda rapidissima. Se dovessi descrivere la tua squadra questa sera con un aggettivo, quale useresti? Probabilmente matura. E quindi dalla grande prova di maturità della Fiorentina che ha battuto 3-0 il Pazos al volto fresco invece di questa viola rappresentato da Matos Rieder. È stata bella quella con il gol europeo. A chi la dedica, come è stato questo momento magico stasera? È un momento magico, no? Perché è il mio esordio con la maglia della Fiorentina e subito nella prima palla che ho toccato ho segnato, quindi è una serata da non dimenticare. Senti, come ti senti in questo gruppo? Perché sei restato, penso che c'era la possibilità, tu sei stato a giocare, però ho visto Montella, che quando parla di te, ci crede molto. Com'è il rapporto con il mister? Sì, il mister ha fiducia in tutti i giocatori che sono lì con lui. Sì, lui mi ha voluto qua perché crede in me, tutti che sono in massimo lui crede. Io voglio solo darmi il mio massimo, allenarmi bene per quando avrò altre opportunità di fare bene. È vera la storia che alla fine l'ultima parola sulla sua permanenza qua a Firenze è stata proprio sua, perché ha visto comunque il giocatore cresciuto fin dal ritiro di Moena ad oggi? Perché poi di proposte, di offerte ne ha avute diverse per andare a giocare a Gio. Sì, ma tutto condiviso alla Fiorentina. E l'analisi di mister Montella, mercato a parte, prosegue sulla prova della Fiorentina e soprattutto già proiettata anche alla prossima avversaria, l'Atalanta, a Bergamo, domenica pomeriggio alle 3. Credo, mi auguro che possa essere una crescita di squadra, aver migliorato questa statistica, no? Quindi sicuramente abbiamo, al di là della come si può dire, delle statistiche, la squadra ha concesso pochissimo in fase... L'avversario, abbiamo subito pochissime palle da gol, palle gol. Ma riguardo a Rossi, sì, se non ha problemi giocherà, e se giocherà nella sua posizione più congeniale. Come ho detto ieri, si sa adattare al compagno di reparto, si sa adattare alla squadra, anche per caratteristiche, quindi sicuramente rispetto al modulo vediamo, devo ancora studiare appieno l'Atalanta e poi in base anche a quello faremo la nostra strategia di squadra.